Luisa, 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 ti devi svegliare. Lu, 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 svegliati, svegliati. Guarda qui, guarda qui, guarda il tuo telefono. Non è fake, non è fake, ti rendi conto? Non ci credo. Allora, per chi non l'avesse capito, una mia ex, non Mar, si è aperta OnlyFans, si è aperta OF. No, Vale, non ci credo, è finto, è un Photoshop. Non è Photoshop, stai su Safari, guarda. Scherzo! Ti sto riprendendo perché è assurda come cosa, non è nessuno scherzo. Allora, mi stai riprendendo quindi secondo me mi stai facendo scherzo, perché non è normale. Cioè... Guarda, l'ho fatto per avere la tua reazione, non è nessuno scherzo, real. Guarda, guarda, ti puoi abbonare, ti puoi abbonare? Ma che problemi ha? Cioè, io sapevo che lei fosse una ragazza, diciamo, Wither, che voi non la conoscete, di facili costumi, ma non fino a questo punto. Vabbè, dai, che c'è di male a farsi OF? Oh mio Dio, Vale, non è che c'è di male, è proprio lei che... È proprio lei, se lo fa lei c'è di male. Cioè, lei è di male, ho non è capito, ho capito, lei. Sei un po' gelosa, Yal, lo vorresti fare pure te. Allora, a parte penso che non si abboni neanche una persona, visto che considerato quanto lei è orrenda, Wither, ti giuro... Wow, sei proprio cattiva, sei proprio cattiva. Scrivete nei commenti se volete vederla, vi faccio vedere. Ma non credo che possiamo farlo, non credo sia legale quello che stai dicendo, non lo credo proprio. Ti giuro, poi dopo mi fate sapere se voi... Ok, vai, volevo solo dirti questo, stai azzeccando. Dai, 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 che c'è, che c'è? Come? Togli la camera e commentiamo insieme. E che dobbiamo commentare? Allora, a parte che... Ma veramente fai, non si dica queste parole. Lui, Vale, non puoi criticare una ragazza solo perché è OnlyFans. Vale, ma hai visto che foto che ha messo come immagine del profilo? Te l'ho detto. Vabbè, è sempre stata un è po'... È nuda, cioè lo scotch non va utilizzato per coprire le parti intime. Soprattutto lo scotch trasparente. Almeno usa quello nero, sei scandaloso. Vabbè dai, voglio solo partire ma questo. Comunque non ho interrotto la camera. Ah, abbiamo tutti i due pensieri cattivi, tutti i... No, Vale, li togliere. Abbiamo tutti i pensieri cattivi, li guardate togliere, quanto è cattivo. Vale. Sono una bad bitch. No, no, vai, non niente. Va bene, niente, volevo solo svegliarti per questo. Farò vedere i Wither. Farò vedere i Wither. Allora, si chiama... Devi fare la seria, non puoi dire il suo nome. Ci denuncia, fai la seria. Ok. Si chiama... Wither, davvero non è fake sta roba. Cioè, davvero una mia ex è fatto OnlyFans. L'ho scoperto stamattina, sono ancora tipo scioccato e assurda come cosa. Cioè, non c'è niente di male il farsi OnlyFans, ma il fatto che sia la mia ex e che già lei era un po' spinta, diciamo così, mi ha un po' scandalizzato come cosa. Quindi, secondo me, per curiosità scientifica dovrei abbonarmi e vedere un po' le cose. Però già so che Luisa mi ammazza. Ok, nuova idea, mi iscrivo così che Luisa si arrabbierà. È per la curiosità scientifica, quindi... Niente, scherzo e mi abbonerò, anche se in realtà mi abbonerò realmente per vedere la reazione di Luisa, poi leverò l'abbonamento dopo aver visto un po' le cose, forse. Wither's, mi sono appena iscritto, l'iPad qui davanti e sto vedendo le foto e oh mio Dio, è veramente estremo questo OnlyFans, è davvero, cioè è pazza, stanno oggetti strani, scotch, cose che non pensavo neanche si potessero fare o entrare. Non lo so che cosa sta pubblicando, ha davvero perso la testa perché non sono semplicemente qualche foto, è proprio spinta, 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 ha sbagliato addirittura sito. Quindi, niente, sono molto molto contento di sta roba, mi ha fatto morire. Non so come farlo scoprire a lui se mi sono iscritto, forse lascerò l'iPad con le foto aperte in giro così che lei lo vedrà. Mi sa che l'iPad lo lascio proprio in bagno, secondo me è ancora più tattico. Ok, qui. Ora accendo, mi posso far vedere, lascio già tutto aperto. Spero che lui se prima o poi andrà in bagno. Lulu, vogliamo scendere, andiamo in spiaggia, voglio vloggare. E dai, ma la fai dopo, sto già reccando, dobbiamo muoverci, dobbiamo muoverci. Dobbiamo muoverci. Ah, capito. Luisa, Luisa, l'iPad l'ho lasciato in bagno, mi serve l'iPad. L'iPad l'ho lasciato lì. Thank you. Ma davvero si è scaricato, ma... Perfetto, bene, il mio piano è fallito. Lulu, Lulu, ferma, aspetta, voglio andare dopo a mare, voglio prima mangiare. Vuoi mangiare? Vuoi cucinare qualcosa? No, vedi che ci stava lì. E beh, andiamo. Senti, ma se ci ordiniamo un globo? Ma vediamo che c'è in frigo. Che c'è? Il ok, cosa, ordiniamo globo. Immagino. Ordiniamo globo. Dato che non facciamo tipo una spesa da 3 anni e mezzo. Ok, e ordini te? Ordino io, sì. Lulu, abbiamo i soldi sulla carta. Controllo. Vedi sulla prepagata. Sulla prepagata? Eh sì. Vabbè, sì, hai ragione. Dai, ho fame.
Per me il pollo, pollo e patate, mi raccomando, già sai. Allora. Quanti soldi abbiamo? Ce l'abbiamo, sì, vai. Scusa, ma tu me l'hai fatto vedere il profilo di quella, no? Quale? Di chi? Della tua ex. Ah, ok, sì. Embe? E scusami, cioè, l'hai anche pagato? No. E come fai? Lo vedi e lo paghi automaticamente? Perché? Perché c'è una transazione qua. Fammi vedere. Non ti posso inquadrare il nostro conto. Leva l'inquadratura e vieni. Sta qua. L'hai fatto te? No, l'hai fatto te, l'hai fatto palese te. Ma sei scemo, Valerio? Sì, io non l'ho fatto. Oh, ma sei nato. Oh, ti riprendi, ti riprendi. Io manco l'ho fatto. E non ho manco più voglia di glow. Non l'hai fatto? No. E vieni qua. Che devo venire? Non l'hai fatto? No, non l'ho fatto. Vale, dimmi la verità. Non l'ho fatto. Non l'hai fatto? No. Cioè, tu prendi. Forse per sbaglio, non lo so. Non si è scritto. L'ho fatto. Oh, ma veramente fai? Ti vuoi riprendere? No, che non l'ho fatto. E ripetilo. Non l'ho fatto. Ripetilo. Non l'ho fatto, sono serio. Valerio, ma sei l'hai distrutto. Valerio, guarda, vattene mommo. Vattene mommo, Valerio. Tu ripeti. Ti sei scritto ma c'è bisogno di sclerare. Io ti sto riprendendo e tutto ciò. Oh, lui vedrai due scleri, vedrai quanto sei pazzo. Vedrai quanto sei pazza. Lascio pure la macchina aperta, credi. Non mi sono iscritto. Non mi sei iscritto, non mi credi. Ti dico che non mi sono iscritto. Guarda, fai spaventare Billy. Però lui è terrorizzato. Non sei iscritto. No. No. Non mi sei iscritto. Dici la verità. Mi sono iscritto. Volevo vedere. Per curiosità, ma veramente fai? Per curiosità, volevo vedere. Era una curiosità scientifica. Non devo vedere cosa pubblica vuoi dire. Mi spieghi qual è la curiosità di vedere l'OnlyFans di una. Poco di buono. Mi spieghi che hai queste reazioni pazze? Volevo vedere le foto, solo questo. Oh, volevo vedere che cosa pubblicare. Le vuoi dire? Allora, scoccio oggetti strani, sei pronta? Non oggetti strani. E vieni a vedere. Luisa, che stai facendo? Cerchi di cancellare quello che hai appena visto. Non credo che lo puoi levare se ti copri gli occhi. L'hai già visto. Allora, sai cosa pensi? Yeah, è bella però. Allora, è carina, ha un bel fisico proprio, ci sta secondo me. Che dici? È una pietra. Allora, io penso questa cosa, penso. Ma io penso che dovrei ricontattarla, secondo me. Ma vale, io ti strano. Perché no? Allora, hai visto quanto si è fatta tosta? Senti la mia idea. Ha avuto il glow up, il glow up prima. L'ha avuto. Stai accusando perché si è fatta bella proprio, eh? Allora, io dico, non fa prima di andare a battere da qualche parte. Secondo me esageri, queste cose non si dicono, è sempre una mia ex a cui ho tenuto. Lu, non puoi fare queste reazioni, sei cattiva. È arte quello che le fa. Ma queste sono. Secondo me pubblica. Secondo me è arte quello che fa. Secondo me è arte, guarda, pure lui si è arrabbiato. Non è arte. Ma vuoi tu? Arte contemporanea, Lulu. Ispirata a Vittoria Rimanes. Ma voi ragazze non dovreste aiutarvi tra voi. Vale, i Wither se lo sanno. Tu lo sai bene che ha fatto. Che ha fatto? Tu ti sei iscritto al suo OnlyFans per vedere se hai fatto nuda. Fatti un bagno in piscina, straffreddi un po'. Dai, oh, la seria. Ma poi io l'ho lasciata. Perché ti ha messo 50 cose. E vabbè, sempre che io l'ho lasciata. Si è fatta anche il tuo migliore amico. Grazie. Ok, sta cosa tagliala per il video. Sei veramente infame a dire sta cosa. Basta, sei tutto scemo. Lu, lo sai che sei veramente infame? Che mi... Che dici ste cose anti Withers e mi metti pure le mani addosso? Withers, dovresti sapere questo. No good, lui no good, non si sa comportare sta ragazza. Non importa niente, cioè una può trattarlo malissimo, lui ha cagnolino sempre dietro. Quanti soldi le date per abbonamento? 20 euro? Sì, 20 euro. Ok. Quindi famo così, non ci famo Netflix per un paio di mesi, ci famo l'OnlyFans della giusto. Mia ex. Che ti devo tirare addosso? Non c'è più che tirare addosso. Non lo so, quel coso. Sto coso? No, questo non credo faccia male, più quello forse, ma poi che è sta cosa? Non lo so. Dove l'hai presa? Cos'è? È il tuo cappello della vergogna. È il cappello della vergogna, fammi vedere quei mettiti il cappello della cappello vergogna. Cappello del re. No, non del re, della vergogna. Comunque non devi ricontattare, scendiamo quelle stasera, io. Valerio. Che c'è? Withers, allora, votate nei commenti se lui ha bisogno del cappello della vergogna o no. Secondo me sì, per come sta ucciso. Io voglio solo sapere come le sta andando. Hai bisogno del cappello della vergogna. Luisa, ma si può sapere che stai facendo con sta gamba? Non so raffare i conti.
Cerchi di modificare lo spazio-tempo in modo da evitare il mio abbonamento. Sei stupido troppo per parlarmi. Oh, bue, tu dove vai? Vieni qua, Billy. Vieni qua, Billy. Bravo. Ha capito che deve stare qua a fa il buono. Lu, se noi ti sta prendendo un po' troppo per sta storia. Ma come sei troppo stupido? Allora, io piuttosto che fare così, direi, dato che lei è disposta a tutto ed era pure simpatica, perché non facciamo qualche video con lei, magari qualche cosa estrema? Abbiamo già fatto delle storie su Instagram con lei. Va bene, una cifra di anni fa. I veri Withers se la ricorderanno, diranno. Non credo, perché non ho mai detto che era una mia ex. Scrivetemi nei commenti se... Tipo, scrivetemi il nome. Non possono mai sapere il nome, non lo posso mai sapere. Giusto, si farà due risate con me. Non posso mai saperlo, credimi. Sì, ve lo posso fare le nostre storie di Instagram. Ma io non ho mai detto che era una mia ex, quindi vabbè, non posso mai saperlo. Se inizi a fare così, farete pure la foto. Withers, comunque una mega... sapete voi cosa. Oh, vuoi ascoltare? No. Era uno scherzo, lui non mi ha detto che sto riprendendo da 10 ore. Ma non è uno scherzo, ti hai scritto davvero? Ma ti sto riprendendo da 10 ore! Ma ti sei iscritto sul serio? I soldi sul conto sono passati per l'OnlyFans di questa, quindi vero ti sei iscritto? Ma era per farti lo scherzo, per non volevo iscrivere. Ma guardate il profilo, che scherzo! Il profilo te lo sei guardato da non l'ho guardato, cioè qualche foto sì, per curiosità. Se mi sono iscritto era per lo scherzo, lo sai che ha fatto, dai, era per farti accusare un poco. Però effettivamente potevi te di darle 20 euro. No comment. E dai, io davvero era un prank. Era per ridere, per farci una risata insieme. Dai, sorridi, sorridi.